Benvenuti miei cari spettatori, io sono Alex e oggi parleremo di un personaggio della mitologia. La mitologia greca per l'esattezza, il cui nome è Medusa. Il nome Medusa deriva dal greco e si divide nelle due parole Medusa e Medu. Medusa, il cui significato è protettrice e guardiana, mentre Medo vuol dire proteggere. Medusa aveva anche dei genitori, i cui nomi erano Forco e Ceto, fratello e sorella, ma erano anche delle divinità dei mari. Ma Medusa non era la loro unica figlia, infatti Forco e Ceto possedevano anche altre due figlie, i cui nomi erano Steno e Euryale. Medusa e le sue due sorelle rappresentavano le tre diverse figure della perversione. Euryale rappresentava la perversione sessuale, Steno la perversione morale e infine Medusa la perversione intellettuale. Particolare caratteristica che differenziava Medusa dalle sue sorelle era il fatto che lei era mortale e non immortale come le altre due. E quindi alla fine Medusa era in grado di invecchiare e di conseguenza di morire. Tutti noi, appena sentiamo il nome Medusa, pensiamo all'orribile mostro, ma non è sempre stato così. Infatti un tempo Medusa era un essere umano, anzi una bellissima fanciulla che era talmente bella che riusciva a far innamorare le persone solamente guardandoli. Nel corso della sua vita Medusa aveva scelto come professione il ruolo di una sacerdotessa, la sacerdotessa della dea della strategia militare, ovvero Atena. Il nome dello spasimante era Poseidone, ma Poseidone non era un mortale, anzi era un dio, il dio dei mari, delle tempeste e dei terremoti. Ma Medusa, per via della sua carica, non poteva accettare le avances dei suoi spasimanti. Infatti perché lei aveva donato il suo corpo e la sua anima alla dea Atena. Ma uno dei suoi pretendenti non aveva intenzione di rinunciare alla bellissima Medusa. Esistono tre versioni sulla relazione tra la sacerdotessa e il dio. La prima ci dice che Medusa aveva tentato Poseidone e c'era anche riuscita. La seconda invece ci dice che Poseidone aveva già adocchiato la fanciulla, ma non avrebbe mai rifiutato un no come risposta, quindi l'ha presa con la forza. Mentre la terza versione ci dice che Poseidone non c'entra niente, ma c'entra invece la dea Atena, che essendo gelosa della bellezza di Medusa, decise allora di punirla. Il dio dei mari alla fine superò alla giovane fanciulla nel tempio di Atena. Dopo l'atto di violenza sessuale subito, la sacerdotessa sperava che la dea l'avrebbe consolata, confortata, ma non fu così. Atena, pena di colera, decise di punire la giovane Medusa invece che Poseidone. Se notiamo bene, la statua della dea infatti c'ha i tratti del viso molto maschili. E a parte conoscere le tendenze di Poseidone, Atena era molto perseverante nel confronto degli uomini. La punizione fu molto orribile e crudele. Atena trasformò quella che era una giovane e bellissima fanciulla in un'orribile creatura. Con mani di bronzo, ali d'oro, artigli di leone, faccia ingrossata, bocca larga con zanne da suino e capelli da serpente. Ma l'orrido aspetto non fu l'unica cosa che cambiò della giovane e bellissima fanciulla. Medusa volle punirla ancora di più. Se gli uomini con uno sguardo si innamoravano di lei, con uno sguardo sarebbero morti.
ma ci sono altre versioni sulla sua trasformazione. L'altra fu che rimase sempre una bellissima fanciulla, ma con capelli di serpente e con lo stesso potere, col potere di uccidere gli esseri umani con un semplice sguardo. Non meritava tutto questo. Povera anima. Non si meritava proprio niente. Medusa, ormai trasformata, decise di isolarsi dal resto del mondo per timore che qualcuno la volesse vedere dritta negli occhi. E lei, col timore di trasformarlo in pietra alla fine di ucciderlo, se ne andò. Però le voci che si narravano di lei erano tantissime, soprattutto la sua capacità di poter trasformare in pietra le persone. Ed era un potere e un'arma molto ambito tra le persone. Non passò molto tempo in cui gli avventurieri decisero di partire per uccidere e impadronirsi del potere di Medusa, perché ormai nel cuore degli uomini si era annidiato il desiderio di possedere il potere celato nello sguardo di Medusa. Ma col passare del tempo le probabilità degli uomini di impadronirsi del suo potere diminuivano, mentre le statue nel suo giardino aumentavano. Medusa troverà la morte per mano di Perseo, un semidio, figlio di Zeus e guidato da Atena. Morirà per mano del semidio, che riuscirà a decapitarla. E grazie a quel gesto, finalmente, la povera e tormentata Medusa troverà finalmente la pace, sapendo che la sua maledizione è finalmente giunta al termine. E potrà finalmente ritrovare il riposo. Anche se Medusa ormai non ne sono più nel mondo dei vivi, il suo potere di pietrificare esisteva ancora. Verrà utilizzato un paio di volte da Perseo, tra cui i vari utilizzi sono il salvataggio di Andromeda da una creatura marina e il secondo con la pietrificazione di Polidette, che cercò di costringere la mano di Perseo, Dane, a sposarlo. Ma alla fine Perseo deciderà di rinunciare alla testa di Medusa e di donarla alla dea Atena. Atena fece apparire la testa di Medusa nella zona pettorale della sua armatura. Medusa ebbe anche dei figli, ma purtroppo nacquero dopo la sua morte e sarebbero Pegaso, il leggendario cavallo alato, e Crisaure, il gigante. Medusa aspettava questi figli dopo essere stuprata da Poseidone. Medusa ebbe anche altri figli, tra virgolette, i coralli o Gorgon, in greco Gorgonion, l'Anfessibena, il leggendario serpente a due teste, con un incredibile veleno. Medusa la possiamo ritrovare nella letteratura e nell'ambito artistico. In quello artistico possiamo ritrovarla nell'opera Lo scudo con la testa di Medusa, di Caravaggio, e La Medusa, di Paul Coelho Rubens. Mentre in ambito letterario la possiamo ritrovare nell'Inferno, nel nono canto, di Dante Alighieri, e Metamorfosi. La Medusa la possiamo ritrovare ancora tutt'oggi, nella nostra epoca, in romanzi, film, videogiochi, di tipologia fantasy. Per fare un esempio, la possiamo ritrovare nel film Lo scontro fra titani del 2010, e a volte la figura di Medusa viene più vista come una razza, cioè una razza intera di Gorgoni. Ah, la figura di Medusa possiamo anche ritrovarla nel cartone animato Poldor, dove lì sarebbe la fidanzata di Perseo. Con questo, signori, abbiamo concluso il nostro documentario su Medusa. Adesso io vi direi di lasciarvi, perché credo ormai che il prof. Mucci debba interrogare. Alla prossima, miei cari!